Benvenuti in un nuovo video con questa super ventata di colore. Ragazzi, ci voleva una bella ventata di colore di questo bel celestino chiaro. Oggi siamo qui per provare un nuovo marchio e delle nuove creme della Skindy. Prendo un attimo perché non voglio far figuracce, ma mi sembra che si chiama così, ritorno subito. Parlando delle solite creme spalmabili proteiche, ma vi sto parlando di una crema non è proteica, però è una crema senza zucchero e ci piace. Eccola qui, Skindy. Il 92% di zucchero in meno, quindi fantastico, quasi 100%. Eccola qui, questa qui è bigusto, cioè ma quanto è bella. È un vasetto in vetro, quindi fantastica questa cosa, quindi non troviamo un vasetto in plastica. E pensate che sono comunque 350 grammi di prodotti e costa all'incirca 5,90 euro, quindi prezzo fattibile. Ovviamente dobbiamo andare a vedere il sapore, che è la cosa che ci interessa di più. Eccola qui, vi faccio vedere quanto è bella. Cioè, adoro. Allora, vi dico gli ingredienti, come se, cioè no gli ingredienti, scusatemi, ma i valori nutrizionali. Per 100 grammi ha 510 calorie, 39 grammi di grassi, carboidrati 53 grammi, zuccheri 4,5 grammi, proteine 4,1 grammo. Ovviamente vi dice anche le calorie per porzione. Ovviamente, raga, non vi mangiate mai 100 grammi di crema, sempre 20-25, quindi se vi fate il conto avete comunque zero zuccheri. Per chi mi dice, ah, non è vero, non è senza zucchero, ma c'ha comunque 4,5 di zucchero, raga, è rapportato sempre a 100 grammi. Ovviamente c'ha il 92% di zucchero in meno, specifichiamo. Allora, ragazzi, io comunque non ho mai provato il marchio che abbiamo qui originale, non so che marchio è, che fa tipo questa cosa a bigusto. Io, ragazzi, sinceramente non l'ho mai presa perché non mi è mai ispirato. Però di cosa sa? Cioccolato bianco, prevale di più il cioccolato bianco, infatti è nocciola e cioccolato bianco. Eccola qua. Ok, assaggiamo. Ovviamente, raga, va preso sempre insieme. Sembra tipo quelle caramelline. Assaggiamo. Raga, è un misto. Sa di cioccolatino. Non c'è un gusto, c'è un sapore che prevale sull'altro. No, li sentite entrambi. Mentre sentite la nocciola, sentite il cioccolato bianco. E va, per me è buono. Ci sta. Secondo me è da provare, cioè guardate qua com'è. Secondo me è da provare. Quella nocciola, chissà quanto buona, che sente proprio di nocciola, nocciola, nocciola. No. Però raga, devo dire la verità che è molto buona. Mettendo in conto anche tante cose, il prezzo che ha è fattibile. Qui questa qui invece è quella lì alla nocciola. La cosa che mi piace è che i barattolini comunque sono riempiti, quindi non su quei barattolini metà. 3,50. E per quanto riguarda i valori, raga, alla fine siamo lì, non cambia niente, quindi andiamo proprio con il sapore. Perché dopo, raga, oltre alle creme andiamo a provare anche due prodottini che era inutile farvi comunque un video a parte. Oddio, questo era aperto. Ok. Non è stato sigillato bene. Vabbè. Ci sta. Sì, scusate, raga, ma non sopporto più i miei capelli. Eccolo qua. Questo è molto più morbido. Nocciola, praticamente. Sapete cosa sembra? Io devo sempre paragonare a qualcosa. Il torroncino, non ricordo quelli, il marchio. Comunque sembra un torroncino, quelli là imbustati singolarmente, con la nocciola all'interno. Ecco, sa di quello, punto. Stesso sapore. Mentre, raga, non è paragonabile al sapore della Nutella, eh. Cioè, lo vamo sti cosa mezzo. Però, buono, si sente di quello, sembra un torroncino. Ci sta. Questa qui è bianca. Eccola qua. Per quanto riguarda i valori, raga, anche siamo là, quindi è inutile che ve le ridico sempre. Assaggiamo. White chocolate.
Ma fa pure attenzione, perché se cade un vasetto di questo facciamo un danno. Eccola qua, assaggiamo. Che bella sta cosa che non dovete miscelare tutti gli oli. Vabbè, è bella sta cosa. Eccola qui, bianca. La consistenza mi piace molto perché sembra un po' duretta, però poi si scioglie completamente. Assaggiamo la bianca. Si sente che non è pastosa. No. È proprio morbida. Raga, questa sa di latte. Latte e cioccolato, questa è buona. È praticamente la Galak, raga. Ve lo giuro. No, raga. Questa è buona. Posso dire che tra la Bigusto, la bianca e quella nocciola, io vi dico, se volete un gusto deciso di cioccolato bianco, allora prendete questa qui della Skinny Bianca. Perché nocciola è buona, però non è quella nocciola, nocciola, nocciola. No. L'avete visto pure dalla mia, quando l'ho assaggiata. Quindi invece di prendere nocciola, prendete la Bigusto. Quindi per me potete mettere nel carrello Bigusto e cioccolato bianco. Perché con la Bigusto, adesso assaggiando proprio cioccolato bianco puro, si sente il cioccolato bianco, ma prevale ancora di più la nocciola. Quindi dell'altra crema. Quindi per me vi consiglio di prendere queste due. Quindi bianca e Bigusto. Avete la mia firma e il mio consenso, potete prenderla. E quindi, ah no raga, Roma non va, io vi devo provare le altre due cose. Dove vado? Dove vado? E eccomi ragazzi, sono ritornata. Eccoli qua. Raga, era inutile fare un video a parte per questi due. Allora, praticamente sono dei protein snack. Allora, questo è sempre Skinny Food. Questo qua è cioccolato al latte. Quindi io presumo che sono tipo dei, come si chiamano? Tipo qualcosa con riso soffiato, non lo so. Comunque hanno 99 calorie, ve le faccio vedere, ma vi leggo anche la tabella nutrizionale per 23 grammi. Quindi per pacchettino 99 calorie, 4,2 grammi di grassi, 6,5 grammi di carboidrati, 1,4 grammi di zucchero e 9,2 grammi di proteine. Quindi raga, per uno snack del genere, avere 10 grammi di proteine e mangiare anche qualcosa di sfizioso. Ovviamente queste sono le mie impressioni guardando comunque il prodotto, però dobbiamo andare a vedere un attimo il sapore. Ve l'ho fatto vedere, eccolo qua. Sì, raga, oddio, sembra un po' la barretta della Nestlé, oh? Oh? Mamma mia, raga. Ecco raga, è uscito verso. Mamma mia raga, buono. Non sapete di cosa fa? Lo sapete perché sono buoni? Perché non sono dolci. Cioè, sono dolci, però lo sapete, sento un po' un pizzico di fondente. No, ma sono buoni proprio. Questi tipo in giro mi portate uno snack del genere, che male. Adoro. Ma secondo me c'è anche un po' di avena. Ok raga, no, non sta scritto, quindi no, mi sono flashata. Queste qui sono al cioccolato bianco. Secondo me tra le due, queste sono molto più buone. Così, ho una grande fiducia in loro. Allora raga, per quanto riguarda i valori siamo là. Sono così. Si sente il cioccolato bianco. Non subito, ma dopo sì, ho, perché si scioglie. Adoro. Non riesco a dare una classifica, perché sono troppo buoni tutti e due. Però secondo me tra i due il più particolare è questo bianco. Così come non vi ho detto dove acquistare i prodotti. Trovate tutto
su AS Food, vi lascio tutto giù nell'info box, il mio codice sconto, tutto, trovate i link ai prodotti, trovate tutto giù nell'info box. Voi aprite sempre l'info box, perché quando non vi, quando non vi dico dove trovare i prodotti, trovate tutto giù nell'info box. Comunque io non so dare una classifica, per me sono entrambi buoni, forse il più buono tra i due, il più particolare è il cioccolato bianco, ma l'altro è pure lui una bomba. Io spero che anche questo video recensione vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!